Che metodo utilizzi per scegliere e trovare le immagini ideali, perfette, per comunicare l'idea che stai trasmettendo? Come le trovi? Come le scegli? Mi sono trovato tante volte nel tempo a dover cercare di trovare un metodo semplice e pratico che mi aiutasse a trovare le immagini perfette per qualsiasi situazione. Anche perché se poi tu vai a provare a cercare nei motori di ricerca o dentro le librerie di immagini professionali, ti sarai già reso conto quanto non è semplice trovare delle immagini speciali, veramente calzanti, e quanto siano predominanti queste immagini di agenzia, tutte una uguale all'altra, con tutti questi bei modelli impettiti, vestiti bene in giacca e cravatta, che sorridono a ogni piè sospinto, ma non sanno di niente, sono strafinti. La prima cosa che ho scoperto è che non bisogna rimettere le proprie capacità di comunicazione ad un algoritmo che sta dentro un motore di ricerca come Google o dentro una libreria di immagini. Quando tu vuoi comunicare qualcosa in maniera efficace, utilizza al massimo le tue conoscenze, la tua esperienza, ciò che la tua testa già sa. Quindi, prima di andare da qualsiasi motore di ricerca, vai dentro il tuo Google interno e domandati: che immagine può richiamare il mio Google interno che mi trasmetta immediatamente questo concetto? Facciamo degli esempi pratici. Devo trasmettere il concetto valore? Penso valore, cosa mi viene in mente? Una cassaforte, mi viene in mente un lingotto, un diamante. Perché la seconda scoperta che ho fatto è che per trasmettere un concetto in maniera veramente impattosa, efficace, è necessario che questa immagine sia semplice, immediatamente decifrabile dall'occhio umano. Quindi più semplice è, più immediatamente riconoscibile è, meglio è. Quindi ci sono delle categorie di immagini che funzionano particolarmente bene. Quali sono? Sono le icone, sono i dettagli delle cose, sono gli oggetti, sono i simboli, i segnali stradali. Tutte queste categorie di immagini funzionano perfettamente per poter rappresentare un qualcosa in maniera facile, veloce, immediata. Quindi se penso valore, posso pensare a lingotto, diamante. Sono oggetti immediatamente riconoscibili, devo trovare solo la foto migliore che vada bene a questa cosa. Ho il concetto di preservare. Cosa mi può venire in mente? Barattolo dove tengo marmellate, conserve o altre cose. Facciamo un altro esempio ancora. Autorevolezza. Autorevolezza, cosa posso pensare? Mi viene subito da pensare ad esempio a qualcuno che ha una divisa, quindi se penso ad un ufficiale, un alto ufficiale, cos'ha? Quelle mostrine, a quei gradi, quindi semplicemente quel dettaglio lì delle mostrine o dei gradi, che è un oggetto visivo, immediatamente può essere utilizzato per trasmettere quel concetto. Ma se tu vai su Google oppure sulla tua libreria di immagini preferita a cercare autorevolezza, non troverai mai le mostrine o i gradi di un militare, che però sono immagini ideali per comunicare track quel tipo di concetto lì. Concetto del futuro. Spesso scriviamo, condividiamo cose che riguardano il futuro. Qua è abbastanza facile, avrei visto quante sono le persone che usano magari un cannocchiale, un binocolo, qualcuno che guarda nella distanza. Ecco, pensa a delle cose semplici che immediatamente danno un'idea del concetto che vuoi trasmettere. Conflitto? Un proiettile. Gioia? Un fiore, una farfalla, e via dicendo. Quindi non uso un algoritmo, uso la mia testa. Penso a qual è un'immagine visiva che possa trasmettere al meglio istantaneamente quel concetto e scrivo giù diamante, lingotto. Solo a questo punto vado su Google o sulla mia libreria di immagini preferita e inserisco il concetto che ho pensato io con la mia testa lì dentro, e mentre scorro tutte le immagini che appaiono, ripeto ad alta voce nella mia testa o anche nelle mie orecchie il titolo, la frase, il concetto che sto cercando di raffigurare con questa immagine. Mentre le scorro, mentre le guardo, ripeto il concetto, il titolo che sarà abbinato a quell'immagine, e vedrai che mano a mano che tu li scorri e li guardi tutti questi lingotti o questi diamanti, a un certo punto ce ne sarà uno che farà clac,
come un magnete che si aggancia ad una superficie metallica, perché è il perfetto complemento alle parole, alla frase, al titolo che tu stai utilizzando. Quindi ripeti quelle 2, 3, 4 parole a cui devi abbinare l'immagine e scorri tutte le immagini di lingotto, diamante, fiore o farfalla che il tuo motore ti propone, e attendi di sentire psicofisiologicamente un qualche tipo di clac, di eureka, di ah, eccola, è questa qui. Quella è l'immagine perfetta da utilizzare. Oh, non ti dimenticare che mentre scegli le immagini, un qualcosa che può aiutare moltissimo ad eliminare quelle che non sono appropriate da quelle che sono ideali, è il separare le generiche, quelle piene di troppi dettagli e di informazioni, da quelle essenziali. E per farlo la tecnica è semplicissima, è quella dei grandi registi sul set. Strizza gli occhi, allontanati dallo schermo e vedi se continui a riconoscere esattamente cosa c'è in quell'immagine. Se lo riesci a riconoscere, immagine ottima, la puoi utilizzare. Se non capisci più cosa c'è dentro, eliminala. Questo è il metodo mantra, è il metodo che utilizzo per poter scegliere l'immagine più appropriata per comunicare istantaneamente un certo concetto.